Ulderico Donà, Bagno del Moro, com'è la situazione Granchio Blu e soprattutto la moria di Granchio Blu che abbiamo visto nelle altre spiagge? Beh, per dire la verità, la moria del Granchio Blu è dovuta alla mucilagine in pratica. Qualcuno dice, ma come mai non muoiono anche i pesci? I pesci si accorgono della mucilagine e fanno tempo a scappare e andare via, invece il granchio rimane sul fondo. È come se si mettessero in testa un sacchetto a una persona e muore asfissiato, in poche parole. Questo ecco, voi, succede. Alla mattina riuscite a raccoglierne tantissimi oppure è un problema che c'è solo verso le foci del canale, quindi verso Caleri? Allora, domenica scorsa e ieri mattina ce n'erano parecchi lungo la riva, poi sono stati ripuliti e anche stamattina ce n'è proprio una minima parte, proprio ormai è passata la mucilagine, è passata anche la moria in poche parole. Quindi col cambio di vento, si parla di bolo di domenica, anche la mucilagine siete riusciti a debellarla? Sì, è stata una mano dal cielo, la bora ha ripulito tutto e adesso diciamo il mare è abbastanza bello, insomma è bello, trasparente. Ne approfittiamo per chiedere come va la stagione? Beh, la stagione non andrebbe neanche male se non avessimo perso maggio e giugno a causa del maltempo però. Bagno Lido Azzurro, Vianello, Claudio, e la moria di Granchio Blu vi sta creando problemi in questo momento o assolutamente niente? Al momento da queste parti non sentiamo niente inerente a Granchio Blu, se ne trovano qualcuno... morti in battigia, ma è dovuto a credo alla mucilagine, perché il fondo è melma, era melma sabato e domenica. Ecco, ma con il discorso della bora, la mucilagine sembra si sia allontanata per il momento. Quindi, comunque, in ogni caso, il problema Granchio Blu non ce l'avete nella vostra spiaggia? È verso Caleri. Le spiagge libere di Caleri sono pochi qua, i granchi blu che si vedono. Al momento non ne ho visti pochissimi. Fabrizio Bagno Tamerici, moria di granchio blu. Qua il Bagno Tamerici ne state soffrendo anche voi? No, neanche un po'. Per il momento uno o due ogni tanto, ma zero, proprio zero si può dire. Ecco, abbiamo visto nelle altre spiagge, anche quella nella vicina Caleri, che effettivamente il problema c'era. Voi cominciate alle 4 la pulizia delle spiagge, però già alle 4 dicevi che non c'era niente. No, stamattina alle 4 non c'era proprio niente, ero qua alle 4, niente. Alle 6 passano a fare le pulizie, perciò se viene su qualcosa viene portato via durante le pulizie. Come per adesso il fenomeno non vi sta creando problemi? Nessun problema per il momento. Il problema c'è anche nelle spiagge di Rosolina o riuscite in questo momento a non avere questo problema tra gli altri? E un pochino ce l'abbiamo nella parte della spiaggia in fondo verso Caleri, nella spiaggia naturale di Caleri, nelle spiagge attualmente gestite dai balneari non abbiamo riscontrato questo grosso fenomeno come si è avuto a Boccassette, insomma anche là, da quello che mi riportano, anche là il problema più fondamentale era nella spiaggia libera. Nelle spiagge attrezzate fortunatamente tra pulizie e gestioni accurate il problema non si pone, un po' nella parte di Caleri effettivamente sì, abbiamo anche noi riscontrato un po' di moria di granchio anche noi.